adesso obiettivamente parlare, visto che ancora, a parte il Sassuolo, non sappiamo ancora chi sarà eventualmente la seconda o la terza, quindi noi intanto prepariamo questa partita, poi vedremo chi ci troveremo ad affrontare, ecco, quindi se riusciremo a battere il Cittadella sarà sicuramente Sassuolo, credo. Se non riusciremo a battere il Cittadella vedremo chi tra Cesena e Brescia, insomma, la spunterà, ma comunque i playoff sono tutte partite difficili e quindi non dobbiamo pensare tanto a questo, dobbiamo cercare di recuperare le energie, di sistemarci e di, insomma, e se giochiamo come sappiamo, speriamo di, sicuramente non avremo, voglio dire, scegliere non sarà poi così importante, ecco. Noi dobbiamo pensare a giocare bene noi, poi quelli che troveremo contro, visto che comunque le conosciamo perché abbiamo affrontato già un campionato, quindi. Beh, la stanchezza ce l'abbiamo noi come ce l'hanno le altre. Noi poi, forse a differenza delle altre, abbiamo avuto qualche infortunio in più. Quindi, obiettivamente abbiamo ruotato, abbiamo giocato un po' tutti. Quindi, se riusciamo quantomeno a recuperare tutti gli effettivi, penso che per quattro partite la stanchezza non sarà. Poi, nel contesto in cui si giocheranno, il discorso appunto playoff, la stanchezza non si sente, ecco. Io poi è il terzo anno che li faccio, quindi lo so come sono. Sono partite che non c'entrano niente con il resto del campionato. Sono partite. Ma sicuramente, almeno per come l'ho vissuta io, diciamo che la prima è così per rompere il ghiaccio, ecco. Quindi, specialmente magari all'inizio, è un po' tutta l'atmosfera che circonda un po' queste partite, ma poi, come succede nelle partite importanti, anche poi durante l'arco del campionato, col passare dei minuti, poi insomma si riprende un attimo e comunque penso che abbiamo giocatori che sono abituati anche a giocare insomma, a livelli più alti, quindi sicuramente la posta in palio è alta, ma se siamo qua lo sapevamo anche dall'inizio, quindi il fattore campo penso che noi con tre delle possibili, diciamo, io ovviamente metto dentro anche Cittadella perché la parte più, quindi Cittadella e Sassuolo penso che il fattore campo sia in casa che fuori sarà da parte nostra, ecco. Per il discorso io vado adesso ovviamente perché il Cesena è quarto, è terzo, sì, terzo, quindi parlo di Cesena. Fuori casa sicuramente noi, tutti quelli che ci danno, penso che i biglietti li prendiamo. Diciamo che un po' sentendo gli umori in giro e vedendo anche quello che è stato recente, insomma, il passato, gli ultimi playoff di questa squadra, penso che non è una frase retorica, ma faccia la differenza, insomma, giocare in casa con uno stadio è insomma, che ti spinge, ecco. Quindi, ripeto, purtroppo, perché non ce ne danno tanti fuori, perché sennò sarebbe ancora più bello. Però penso che sia veramente importante in partite così, ripeto, io ho visto l'anno scorso a Livorno che era in casa nostra, a Livorno sembrava una squadra, ho detto andiamo là e li passiamo sopra. Poi là avevano lo stadio pieno, con la squadra veramente sembrava un'altra, quindi penso che il discorso pubblico sia importante.